chi vegliava quella notte del sabato santo di 2000 anni fa? Forse le guardie a custode del sepolcro, forse le donne che stavano pensando ad alzarsi presto al mattino per andare al sepolcro e completare la sepoltura. Forse i discepoli, alcuni di loro delusi, pensavano il giorno dopo di tornarsene a casa, a Emmaus. Noi speravamo, ma tutto è finito. Probabilmente nessuno aspettava la risurrezione. Eppure il Signore l'aveva detto che sarebbe risorto, ma è difficile credere alla sua parola. Forse proprio per questo la Chiesa, nella veglia pasquale che possiamo seguire purtroppo solo da casa nostra, ci fa leggere con abbondanza la parola di Dio, dalla creazione fino alla risurrezione, per rafforzare la nostra fede e ricordarci che proprio nel sabato santo il Signore Gesù scende nella nostra tomba per farci il mattino di Pasqua risorgere con Lui.